Altro nodo importante, è tra l'altro uno dei miei preferiti, serve sempre per collegare fra di loro due cime, è il nodo bandiera. Partiamo da una versione mo molto molto semplice, cioè nel momento in cui andiamo a fare un nodo semplice fra le due corde e andiamo a replicarlo simmetricamente, vuol dire che la corda verde passa sotto entrambe le corde verdi e così come è entrata nell'asola della bianca esce esattamente allo stesso modo. Eccolo qua, io ottengo un nodo piano. Oh, guarda, manco farla apposta, giusto per far vedere, abbiamo già preso un nodo nuovo. Allora, questo nodo qui però non è il massimo della vita se dobbiamo tenere collegate fra di loro due cime, infatti di solito viene proposto eventualmente aggiungendo qui un nodo semplice da questa parte e un nodo semplice da quella per aumentare la sicurezza. Io preferisco però utilizzare il nodo bandiera, che andiamo a vedere come è fatto. Il nodo bandiera assomiglia vagamente a quello che abbiamo visto con il nodo piano fatto prima, cambia semplicemente un particolare. Facciamo fare tutto quanto il lavoro alla corda verde, quindi presentiamo già l'asola sulla nostra prima cima, quella che diciamo rimarrà ferma, che potrebbe essere già anche, non so, cucita, legata, potrebbe esserci un doppio 8 da questa parte, vogliamo collegarci questa. Allora facciamo questo, passo da sotto, entro ed esco, ripasso sotto, esco. Allora, quello che abbiamo fatto prima nel nodo piano era quella di entrare direttamente nell'asola per uscire. Adesso qua facciamo questo lavoro, cioè andiamo a passare dentro, quindi attraversiamo la nostra asola e andiamo a finire sotto la nostra stessa corda verde. Eccolo qua, 1, 2, 3. Tiro e faccio serrare il nodo. Questo nodo ha la particolarità che viene molto bene anche nel caso in cui la cima, che in questo caso abbiamo lasciato ferma, ha un diametro decisamente superiore a quella che invece andiamo a utilizzare per fare la chiusura. In questo caso non si nota, però se questo fosse anche semplicemente un cordino di paracord, questo nodo reggerebbe. Altri nodi che abbiamo visto fino adesso per collegare fra di loro due cime non reggerebbero. Una versione particolare che mi piace del nodo bandiera è il nodo bandiera con il rilascio d'emergenza. Come funziona? Vado a fare esattamente come prima il mio nodo bandiera, quindi ok. Quando arrivo a questo punto, invece di passarlo semplicemente sotto alla parte verde, al corrente della corda verde, lo passo però doppio, quindi prima doppio la corda, la passo sotto al verde, eccolo qua, sotto il suo stesso dormiente. A questo punto posso tirare. Se il nodo è fatto bene, regge esattamente tanto quanto un nodo bandiera. Ma a questo punto, qual è la differenza? Che anche sotto tensione, purtroppo con due mani sole faccio un po' fatica a farvelo vedere, però l'idea è che se anche le due corde rimangono sotto tensione perché c'è un carico, a questo punto cosa succede? Se io tiro da fuori questa corda, il nodo da solo automaticamente va a sciogliersi. Quindi immaginate di avere, non so, magari un carico pesante da una parte, avete bisogno di sganciarlo in maniera rapida. Questo qui è un nodo che può essere molto utile per questo utilizzo, oppure semplicemente perché volete avere più facilità nello sciogliere il nodo.